Quando ho deciso di fare un film sulle madri adolescenti, e ce ne sono varie, Buenos Aires, religiosi e laici. Io ho chiesto di lavorare, ho lavorato in tre lugari diversi, e curiosamente quello che mi ha ispirato di più è un hogar argentino, ma è stato fondato da delle suore italiane. Stiamo parlando di metà del secolo scorso, è stato portato sempre avanti da queste suore italiane. E niente, è stato il mio modo per entrare completamente in questo mondo, in questa casa. È stato un casting lunghissimo e trovare Fatti, l'amore, è stato relativamente semplice, nel senso che a un certo punto è apparsa Denise Caruso, che è una ragazza che non era mai stata davanti a una camera, ma è bravissima. Trovare Lu è stato difficilissimo, non si riusciva a trovare. E a un certo punto sono tornata in uno degli hogar dove avevo lavorato e ho trovato Agustina, che è nata in un hogar, è figlia di madre adolescente e poi è cresciuta in un hogar, è uscita, poi è rimasta incinta, quindi è rientrata in un hogar, quindi in qualche modo veramente è una persona che rappresenta quel luogo ed è una ragazza straordinaria che ha fatto tra l'altro proprio un arco di recitazione abbastanza impressionante. Proprio un po' un desiderio fin dall'inizio, cioè quello di dare voce proprio alla complessità della maternità, al fatto che sia un evento che genera sentimenti contrastanti, positivi e negativi, e che effettivamente insomma la voglia era anche un po' di sdoganare quelli negativi, ma non per... cioè non è un film di denuncia, è un film molto intimo, però è un film che vuole così... vuole dare voce un po' anche al fatto che ci possono essere tanti tipi di maternità. Infatti è un film in cui c'è la maternità sia in senso biologico che adottivo, ma anche proprio in senso lato di cura dell'altro. Il film ha avuto un percorso intenso e ad ostacoli che però insomma siamo riusciti a superare. E adesso stanno arrivando le soddisfazioni a partire da Locarno, dai 4 premi vinti lì, dal premio del pubblico Annecy, dalla menzione speciale che abbiamo vinto al Festival di Reykjavik. E adesso siamo ad ora, penso, un totale di 21 festival selezionati fino a febbraio e Maura sta facendo un tour de force per seguirli tutti e il pubblico ha reagito molto bene in tutti questi festival. Il film uscirà... ancora non è confermato, ma intorno a gennaio in Francia, la distribuzione però è confermata ed è Memento, e uscirà in Argentina a fine novembre, anche lì con una distribuzione già confermata, mentre in Italia siamo ancora in dialogo con alcune società di distribuzione e abbiamo comunque come piano alternativo l'autodistribuzione, che insomma sarebbe un peccato perché è un film che sta avendo veramente un riscontro positivo sul pubblico, non dare al film il giusto spazio anche nelle sale italiane. Carra, mi puntate, dove va a che ti passa in mezzo del culo? We're a little disappointed. That's bullshit. Let's try one more time. Serving up. Wow! That's a home run! Wow! 100 points! Woo! Sono incredibilmente emozionata perché è la prima volta che porto un progetto dall'America qui in Italia e sono sicura che la reazione del pubblico italiano sarà piuttosto diversa di quella del pubblico americano e sono molto curiosa di vedere come sarà. Sono qui con il regista Dan Schechter e è stato un legame che ci siamo portati avanti da dopo il film, perché è una persona estremamente
ci siamo trovati molto sin dall'inizio e lavorare anche insieme è stato molto molto stimolante. Lui lascia tantissimo spazio all'esplorazione, c'erano tanti attori con molta più esperienza di me dai quali ho imparato tantissimo e quindi sono emozionata, grazie per essere qui a portare una testimonianza di questa emozione. Nel 2019 per dei ragazzi non dovrebbe essere necessario dover parlare di razzismo e pregiudizio. Sono Ilenia Politano e sono la regista del corto documentario Limes Smile. Questo cortometraggio, appunto che è un documentario, è stato realizzato grazie al bando Monitor 440 del MIUR e del Ministero dei Beni Culturali. Per molti mesi abbiamo lavorato con 5 licei e abbiamo attraversato l'Italia, da Roma in giù, per parlare con i ragazzi e indagare su temi molto importanti e profondi, i temi dell'inclusione, della libertà, dell'esperienza, della società. Questi licei hanno dato il loro contributo incredibile, sia emotivo che sociale, perché hanno veramente raccontato delle storie che sono trasversali, appunto, perché l'inclusione non ha a che fare solo con etnie diverse, ma magari con delle caratteristiche, no? Che l'altro ha di diverso da sé. E quindi volevo ringraziare in particolare i licei, i ragazzi del Gaetano De Sanctis di Roma, del Vallone di Galatina, del Sinisgalli di Senise, del Fermi di Cosenza e dell'Alfano di Salerno, che sono stati tutti generosissimi insieme ai loro dirigenti e insieme ai loro professori. E lo scopo è quello di andare nelle scuole e dimostrare come con il cinema e il confronto si possono affrontare dei temi veramente importanti e di crescita. E in realtà siamo cresciuti più noi adulti della troupe con quello che i ragazzi ci hanno insegnato. Si chiama Prejus e viene dalla Nigeria. È una storia che ci dimostra che non tutti i migranti arrivano qui, come si dice, che vengono a fare per morire di fame. Precious è venuta qui per costruire un futuro. Io per il mio futuro mi auguro di laurearmi in ingegneria, trovare un posto di lavoro, non perdere mai i miei amici, ma soprattutto rimanere come sono e non farmi mai abbattere da niente e da nessuno. Che mi ha fatto venire a fare? Fidati, è l'occasione della vita. Ma tu mi devi far vedere sul campo di calcio, no che me lo presenti qui al semaforo? Te mi farai una statua d'oro, te lo dico io, una statua d'oro mi farai, lo vedrai! La mia storia personale mi ha portato, da quando ero ragazzo, a interessarmi, appassionarmi, studiare, vivere in questa zona del mondo che è in Latino America e quindi sono sempre molto attento a quello che succede, c'è una vena, diciamo, aperta, per citare un grande uruguaiano che è il luogo dove abbiamo girato il film, di Edoardo Galeano, ma in realtà questo film racconta anche molto altro, il discorso della migrazione, tutto il discorso dei mondi, anche del ribaltamento dei confini, appartiene a una situazione, a un'emozione di grandissime cose che stiamo vivendo oggi, il sentimento della frustrazione. Mi permette, diciamo, un momento in cui l'insopportabilità della frustrazione, di mantenere la frustrazione, è assunta una dimensione oltre il livello di guardia, diciamo. E quindi alla fine di un percorso il saper riuscire a, diciamo così, convivere anche con le proprie frustrazioni e ritrovare anche dolcezza o aspetti umani per me ha un grado di importanza molto alto. Il calcio è una grande passione e in più la possibilità, no? Attraverso una cosa così popolare, così forte, così riconoscibile, dove appunto si possa verificare, poi chi vedrà il film lo scoprirà, la possibilità di avere la volta buona che cambierà la vita. Questa è l'occasione che aspetti da una vita, Bartolome. Non la butta nel cesso. Elsa sembrava strana, vero? Lei sembra sempre Elsa. C'è una voce. Una voce? Che vuoi dire? Verso le rupi! Chi scuote il palazzo?
Il regno non è sicuro. Squadra che vince non si cambia, anzi squadra che stravince. Jennifer Lee, che nel frattempo è diventata capo dell'animazione della Disney, al posto di Jonathan Lasseter e Chris Buck, sono ancora a quattro occhi dietro la macchina da presa di Frozen 2, ovvero Il segreto di Arendelle. 6 anni dopo il campione di incassi, ricordiamo 1.274 milioni di dollari rastrellati in tutto il mondo, sono ancora al comando di un'animazione che davvero vuole andare oltre le colonne d'Ercole del genere. In due modi: Elsa, ancora con la voce di Serena Utieri, e Anna, ancora con la voce di Serena Rossi, sono cresciute e faranno i conti, soprattutto la prima, con il proprio passato, un passato anche luttuoso, popolato addirittura di genocidi formato famiglia. Senza spoilerare troppo, possiamo dire che davvero è forte la sensazione, la tensione di una sfida, anche da un punto di vista non solo poetico, non solo ideologico: il girl power, il women's empowerment, l'autodeterminazione femminile, ditela un po' come volete, sono palpabili, ma anche dal punto di vista proprio artistico tout court, nel senso che ci sono sequenze, per esempio quella dei giganti addormentati, soprattutto quella marina e notturna di Elsa tra i cavalloni, che hanno un gusto orientale, e qui se ognuno pensi a ciò che vuole, io penso a Miyazaki. È un'animazione questa che troveremo dal 27 novembre in sala, che promette di contentare sia i grandi sia i piccini. Per i primi una sfida per riguadagnare il vero significato della fiaba e del mito, per i secondi tanto intrattenimento e anche delle nuove creature, delle new entry, penso alla salamandra infuocata, già pronti, già tagliate ad hoc per il merchandising. Io credo in te, Elsa, più che in chiunque altro al mondo. Se c'è qualcuno che può salvare Arendelle, sei tu! Come affrontate voi la sempre crescente complessità di pensiero che comporta la maturità? Oh no, 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 non mangiarlo, non sai cosa ho pestato. Alla prossima puntata.